Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life. Tutta l'informazione di Rieti e Provincia su rietilife.com, Facebook ed Instagram. Dramma per una donna di 85 anni in via Canali, quando ha avuto un malore mentre stava facendo una passeggiata lungo il viale alberato. L'anziana donna, intorno alle 10, si è accasciata a terra, destando preoccupazione tra i passanti. Sono stati proprio alcuni passanti che hanno prontamente chiamato i soccorsi. I sanitari del 118, però, al loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, morta sul colpo. In arrivo una settimana di grande caldo nel Reatino, bollino rosso per domani e mercoledì. Lo annuncia il Ministero della Salute. Le temperature saranno molto elevate fino alla prossima settimana, con picchi anche di 40 gradi. Le condizioni climatiche previste possono quindi rappresentare un rischio per la salute dei soggetti più vulnerabili, come anziani, malati cronici, bambini e donne in gravidanza. Il meteo in città prevede per domani cielo sereno e temperature che oscillano tra i 21 e i 38 gradi centigradi. Il termometro salirà ancora fino a raggiungere i 41 gradi di massima nel fine settimana, da venerdì a domenica, con minime di 21 gradi. Sono iniziati oggi gli orali della maturità per gli studenti reatini, che dopo le due prove scritte si devono confrontare ora con l'ultima prova, quella orale. Il servizio di Martina Grillotti. È iniziato oggi il rush finale della maturità. I 1.264 studenti reatini, dopo le due prove scritte di italiano e della materia di indirizzo, ora si devono confrontare con l'orale. Circa un'ora di colloquio, inerente ad argomenti scelti durante l'anno dalla commissione d'esame, sui quali creare dei collegamenti interdisciplinari, domande di educazione civica e discussione del progetto di alternanza scuola-lavoro. In questo lasso di tempo bisogna cercare di fare più collegamenti possibili con tutte le materie di indirizzo, e cercando di non tentennare troppo riguardo le risposte. Non è mancato da parte dei ragazzi che hanno già finito gli esami l'in bocca al lupo ai compagni che ancora devono affrontare l'orale. In bocca al lupo, non ve la fate prendere a male, perché sennò è peggio. Finita la maturità c'è chi pensa all'estate e chi già al futuro, e la scelta è tra proseguire gli studi oppure iniziare subito a lavorare. Non so se fare un corso per diventare maestra d'asilo oppure inserirmi nell'ospedale, all'interno dell'ospedale. Programmi per il futuro: per adesso godermi l'estate e in seguito poi a ottobre per iniziare l'università. Pareggio tra nuovi casi e negativizzati nell'ultimo bollettino diramato dall'ASL di Rieti, 46 sia i positivizzati che i guariti, numeri che risentono il weekend. Infatti domenica sono stati solo 134 i tamponi eseguiti. Il totale si ferma quindi a 1112 dopo una settimana, da lunedì 20 a lunedì 27, che è stata caratterizzata da una costante ed importante risalita dei contagiati in tutto il territorio provinciale. 872 nuovi casi e poco più della metà i guariti, che sono stati 490. A Rieti città, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 20 nuovi positivi e 21 i guariti. Così il totale nel capoluogo si attesta a 361. Presentato oggi il cartellone delle serate a chiaro di luna, in programma dal 7 al 29 luglio a Largo San Giorgio, che torna ad essere la piazza estiva della città. La rassegna è organizzata dalla Fondazione Varrone con il concorso di altri festival. Molti dei titoli in cartellone a San Giorgio sono anteprime o serate gemelle di festival e rassegne musicali, cinematografiche e teatrali in corso in provincia. L'ingresso è libero e gratuito per tutti gli eventi in programma, salvo esaurimento posti. Per qualsiasi informazione si invito a consultare il sito della Fondazione Varrone. È stato un weekend importante per Rieti con i campionati assoluti di atletica, città in fermento per gli atleti che si sono sfidati al Guidobaldi. Il servizio di Cristian Dio ci aiuti. Medaglie, emozioni e migliaia di spettatori sui tre giorni. Va in archivio la terza edizione organizzata al Guidobaldi dei campionati italiani assoluti di atletica, che si somma alle decine di eventi giovanili tricolori organizzati in quasi 50 anni di storia della studentesca Rieti, Andrea Milardi. Alberghi e ristoranti pieni, città coinvolta. La grande magia, collaudata dal gran lavoro dell'atletica, l'atletica reatina. Una visibilità eccezionale per la città, data da Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi, i quali, al di là dei risultati, hanno infiammato il pubblico di Rieti ed hanno aggiunto un tassello personale verso i mondiali di Eugene. Sono
onorato di avere questo quinto titolo italiano consecutivo. È un piacere e un onore essere sempre ai campionati italiani e portare a casa il miglior risultato. Un titolo italiano che sinceramente non era quello che rincorrevo oggi, diciamo che era l'ultima gara prima del mondiale e mi aspettavo altre misure, che altro avrei voluto provare altre misure. Sto molto bene fisicamente, a parte un piccolo fastidio che mi sta condizionando forse un po'. Ieri gli ultimi accertamenti mi hanno comunque consentito di scendere in pedana senza rischiare nulla, però non posso dire di essere completamente libero. Di assoluto rilievo i risultati sportivi di Elena Vallortigara nell'alto e del lunghista Andrea Dalla Valle, rispettivamente seconda e quinto al mondo quest'anno, senza contare i record italiani sfiorati e le prestazioni top che hanno portato tanti reatini allo stadio e davanti alla TV. Vittoria del titolo con dedica ad Andrea Milardi per l'astista Roberta Bruni ed il martellista Simone Falloni, entrambi cresciuti nella studentesca, come chi, pur non arrivando primo, come Stefania Strumillo nel disco, Erika Furlani nell'alto e Sebastiano Bianchetti nel peso, non ha potuto non guardare al cielo. Questo titolo è anche per lui, perché lui tante volte mi ha detto: mi raccomando Bruni, dobbiamo riprenderci tutto quello che ci spetta, quindi sicuramente dalla sua avrà fatto la clap insieme a tutti i ragazzi rosso-blu, e quindi veramente grazie ancora e tanti auguri Andrea. Dopo i campionati italiani assoluti, anche Mattia Furlani può fare un bilancio positivo. Forse saltare in lungo gli avrebbe fruttato una medaglia, ma nel suo alto si è misurato con Gianmarco Tamberi e si è preparato per gli europei Under 18 di Gerusalemme. Rieti resta pronta. Tra due settimane, ancora campionati italiani, stavolta con gli junior. Era questa l'ultima notizia di oggi del telegiornale Rieti Life, che torna domani sempre alle 20.45 su rietilife.com, Facebook ed Instagram. Buona serata!